Wey, ciao cari amici followers, amici followers, cari amici followers. Com'è? Amici e tifosi romanisti, avete visto la partita? Meno male che se ne va via Fonseca, umanamente mi dispiace, meno male che va via. Io oggi ho goduto come un porco, ho esultato, ma non per la prestazione, perché veramente è stata una prestazione di merda e lo Spezia poteva fare 10 gol, perché a Lazio se l'è presa, culo! Ha giocato in 10, ma io dico no. Ma anche se gioca con quelli da primavera, ma in 10 contro 11 a non fare, ha fatto due tiri in porta in tutta la partita. Due tiri in porta, due. Cioè, ma è palese, ragazzi, è palese. Mo verranno alcuni nazionali a dire, ma pensa alla tua Roma che sta perdendo con lo Spezia. Oh, Spezia, si è giocata la partita. Lo Spezia ha giocato la partita e meritava di vincere, meritava di vincere. Cosa che devono fare tutte le squadre fino all'ultimo, onorare il campionato, non fare i bastardi. Vabbè, a parte questo, ragazzi, che cazzo ha segnato Mkhitaryan che mi fa godere, mi fa vincere il fantacalcio quest'anno, vinco il fantacalcio. E per il resto, raga, veramente inguardabili, veramente una partita di merda, una partita giocata veramente di merda. Abbiamo fatto schifo, cioè proprio nel primo tempo non ci abbiamo capito nulla, ragazzi. Veramente correvano in contropiede, c'era quel verde che sembrava Messi, Messi verde, Messi, non ci ha fatto capire nulla, quindi onestamente non ci ha fatto capire nulla. E poi, ragazzi, il resto che vedevo di così, purtroppo, per fortuna. Per fortuna, raga, l'ultimo poi, come ho detto, ha segnato Mkhitaryan. E l'altro gol, se non erro, l'aveva fatto il Sharawi. Non vorrei dire una stronzata. E niente, meno male che è finita sta stagione. Da domani spero che arrivi subito Mourinho. Umanamente a me dispiace per Fonseca, perché umanamente dispiace. Però abbiamo visto una Roma veramente, raga, non da, cioè, avete visto Italiano Salvo che incitava la squadra? Fonseca che incita? Fa così? Se fa i cazzi sua? Ogni tanto fa così? Applaude? Dai, dai! Ma io capisco che ho detto anche su la piattaforma Viola, Arena Sportiva, link in descrizione, che non era importante, cioè a me me ne frega un cazzo la Conference League, ma il gusto di una competizione europea, giocartela con altre squadre, comunque c'è il Tottenham, che il Tottenham si è giocata fino all'ultimo per entrare in Conference, cioè capite ragazzi miei che è sempre una cosa importante come l'Intertoto che c'era una volta, hanno messo la Conference League, è una competizione importante, ci siamo. Giochiamoci, ragazzi. Che cazzo? Ma boh, cioè io vedevo proprio. Sembra che sono andati a fare la partita lì. Dice tanto lo Spezia ce la regala. È salvo. È salvo. Si vede come è salvo. Meritava la vittoria lo Spezia. Però, raga, obiettivamente sto godendo come un porco che a Lazio gli ha regalato la partita. Che poi io ho visto, non è che mi dice, ma non hai visto, però ho visto, ha fatto schifo. Schifo, schifo, schifo. Dai, su. Spiace se l'è preso in culo come lo Tito. Niente. È finita sta stagione veramente di merda. Intossicamento del sangue. E ringrazio Fonseca per averci fatto arrivare in semifinale di Europa League. Però per il resto, in campionato non puoi non giocartela. Che hai perso praticamente. Hai vinto solo col Crotone qua a Lazio. Se no, da Parma hai perso. Hai perso e pareggiato e vinta solo col Crotone e col Lazio. Se non erro. E niente, raga, io vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale. Sempre e comunque, forza Roma, raga, forza Roma sempre. E niente, Muri, pensaci tu.